Pezzi pregiati delle Marche di passaggio a Roma. Fino al 9 luglio il complesso monumentale di San Salvatore Lauro accoglie un'interessante mostra suddivisa in due sale e costituita in larga parte da opere provenienti da Fermo, così come da altre località limitrofe. Il terremoto del 2016 ha causato danni permanenti anche a chiese e musei nel comune marchigiano. L'allestimento in questione permette a determinati lavori di essere ammirati nella città eterna in attesa di un ricollocamento nei rispettivi siti di appartenenza. Nella prima sala della struttura capitolina trovano posto tre grandi pale che rappresentano l'adorazione dei pastori e firmate da Rubens, Pietro da Cortona e Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio. Tutti e tre scelgono delle figure grandiose che sono in parte ricavate dalla scultura classica, dalla scultura romana, e questa scultura però prende vita ed è come se fosse diventata una figura attiva, partecipe della vita di tutti i giorni, però con la grandiosità e l'aspetto della scultura classica romana. Più ricco il secondo ambiente, caratterizzato dalla presenza di pale politici rinascimentali, i cui autori rispondono ai nomi di Carlo e Vittore Crivelli, Pietro Alemanno, Ottaviano Dolce e Giuliano Presutti. Un'occasione per comprendere il fermento tangibile nelle Marche tra il XV e il XVI secolo. Sono momenti molto proficui per i pittori che giungono in quella città e che così possono lavorare serenamente, tant'è che questi lavoreranno fino alla morte, fino alla fine del 400. Qualità e raffinatezza per chi ne sa già molto e per chi è alla ricerca di splendide rarità.